andando bene? Sì, 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 andando bene. Mister, è una vittoria che è arrivata alla fine soltanto al 45esimo, però onestamente direi una vittoria meritata, perché la Nocerina è riuscita due volte a riacciuffare il pareggio, ma la sua squadra ha tenuto nettamente meglio il campo e secondo me è riuscita ad interpretare meglio dell'avversario tutti i momenti della gara. Sì, l'unico demerito che abbiamo oggi è quello di tenere in vita una partita praticamente avuta sempre in mano, perché abbiamo avuto il dominio soprattutto nel primo tempo, dove ci hanno concesso tanto campo, dove abbiamo fatto anche giocate di qualità. Hai detto bene, la squadra meritava nettamente prima di vincere la partita. È normale che poi quando non le chiudi o quando non sei cattivo negli ultimi 30 metri rischi di portare queste partite fino alla fine con qualche mischia, come è successo, e poi prendi gol. Però siamo stati ancora più bravi a ribaltarla e a vincerla, secondo me, come hai detto te, molto meritatamente. La mia squadra, sotto questo punto di vista, quando ci lasciano giocare esprimiamo sempre un ottimo calcio anche in trasferta, quindi siamo contenti della vittoria, perché è tanta roba vincere qua, è difficile perché la Nocerina è una buona squadra, perché è un campo difficile. Siamo contenti, ma non dobbiamo esaltarci, perché è una vittoria che sicuramente ci fa lavorare meglio, ma mancano ancora tante partite e soprattutto mercoledì abbiamo una partita di Coppa Italia dove dobbiamo cercare di fare bene, insomma. Mister, buonasera, complimenti per l'Antonia. Volevo chiedere, ecco, diciamo che la sua squadra sta negli ultimi tempi comunque compiendo anche un percorso di risalita anche a livello di risultati, perché comunque il pareggio contro il Brindisi, che comunque la squadra una di quelle che lotterà per vincere, era già forse un'avvisaglia di quello che poi ha visto oggi. Ma onestamente io non so se avete visto le nostre partite, ma a noi ci mancano dei punti, perché sia la partita di Cava, che tutti avete visto, la partita in casa col Gravina pareggiata al 98esimo, onestamente abbiamo sbagliato due rigori sullo 0-0 all'85esimo sia a Martina che a Cava dei Tirreni. Onestamente la mia squadra meritava molto prima qualche punto in più, è normale che poi quando non li fai ti viene anche un po' il braccino corto, però la partita col Brindisi, soprattutto nel finale, che abbiamo ripreso una squadra forte, ha fatto capire che la squadra è viva. E oggi lo ha dimostrato soprattutto giocando a calcio, perché poi non si va a cercare il risultato solo per il risultato, si va attraverso un principio di gioco, e questa squadra ha radicato, perché si vede bene che la squadra gioca, si diverte, e questa è la cosa più importante. È normale che non puoi farlo sempre, perché questo purtroppo è un campionato difficile dove anche alcune squadre non ti fanno giocare bene e sei costretto a fare un altro tipo di calcio. Quanto ha avuto oggi l'alta bulla di gruppo contro la Nocerina? Beh, se devo guardare il risultato, secondo me la fame di arrivare al risultato sicuramente, perché una squadra che va sul 2-2 a 4 minuti dalla fine o in zona recupero non deve più prendere gol, ma è successo anche a noi, è successo anche a noi, purtroppo il calcio è anche questo. Però secondo me a livello di cattiveria, a livello di agonismo, noi abbiamo cercato molto di più rispetto a loro questo tipo di vittoria. Poi a livello di calcio credo che l'avete visto tutti, il primo tempo abbiamo avuto il dominio della partita in mano quasi sempre. Potevamo fare il 2-0 col palo di Sosa, abbiamo avuto la palla di Croce, ha fatto la palla del portiere, quindi onestamente oltre a quello meritavamo ampiamente di vincere la partita. Mister, da persona navigata del calcio, qual è lei? Ci può dare un suo parere invece sull'avversario? Che ne pensa di questa Nocerina? Beh, l'avversario, poi quando si perde è facile non parlare bene, no? Però la Nocerina che veniva da due risultati importanti, perché vincere 3-0 col Brindisi e pareggiare la Barletta non è da tutti, poi è dei giocatori molto validi per questa categoria. Onestamente oggi anch'io mi aspettavo qualcosa in più sotto alcuni aspetti, però può capitare, perché il campionato è un campionato difficile, è un campionato molto equilibrato, e quindi però la Nocerina per me può lottare sicuramente per stare nelle prime 5, perché ha dei giocatori validi, ha una piazza seria, importante, quale siete voi, perché giocare qua non è facile. Mister, forse si aspettava qualcosa in più quando nel primo tempo sulla carta la Nocerina doveva passare al 3-4-3, ma poi di fatto i due esterni riuscivano a garantire spinte, quindi si giocava con un 5-2-3, ed è lì quello secondo me il momento in cui la sua squadra ha amministrato la partita ed è, non è riuscito a trovare il secondo gol, solo per sfortuna. Anche perché loro spesso giocano a 4, quindi probabilmente hanno trovato difficoltà con la coppia esterna nostra, dove avevamo lavorato con le mezze ali, gli interni di centrocampo in mezze posizioni, e gli abbiamo dato fastidio molto lì. Soprattutto gli abbiamo dato fastidio che prima, dopo aver palleggiato, di andare ad attaccare verticale, perché Croce e Sosa sono due giocatori che fanno bene quella roba lì. Infatti il primo gol è venuto dalla palla verticale che avevamo lavorato in settimana. La partita l'avevamo preparata discretamente bene, poi ripeto, gli interpreti fanno la differenza. Oggi i miei calciatori
hanno fatto la differenza in 90 minuti sempre, perché hanno fatto una partita straordinaria non solo a livello qualitativo e tattico, ma soprattutto a livello caratteriale, perché questo campionato richiede quello. A proposito di interpreti che fanno la differenza, cosa si dice a Croce dopo aver fatto un gol del genere? Ma Croce è un giocatore che c'è poco da dire, è un giocatore straordinario, ma al di là del giocatore, perché voi sicuramente non conoscete la persona che fa la differenza, Croce è un leader nato, oltre ad essere un giocatore che ha sempre fatto quello che sa fare come oggi, perché non lo dico io, lo dicono i numeri, ma è la persona che fa la differenza, quindi il nostro capitano è un giocatore straordinario, siamo contenti di averlo con noi e per noi.